Lubicina Tecarso conosce la sua prima sconfitta di questo inizio di campionato contro una Tigiana che peraltro ha trovato all'inizio del terzo periodo un momento di particolare onnipotenza, si è dato tutte le palle. Qualcosa in voi non ha funzionato oggi, peraltro, tra le Trevisini che non era molto in palla, no? Cioè nel senso come tiri, come percentuale. Sì, beh, ma guarda, come percentuale direi tutti. Allora direi che noi abbiamo fatto un buon primo tempo facendo quello che dovevamo fare, dove non abbiamo avuto assolutamente percentuale. Abbiamo sbagliato 6 tiri da 3 punti, piedi per terra. Da quei 6 tiri abbiamo preso 9 punti in transizione e quello ha fatto la differenza. Poi nel terzo quarto sicuramente noi abbiamo sbagliato diverse cose, però loro bravissimi, hanno segnato credo 6 tiri da 3 punti di seguito. E stato un break abbastanza hanno fatto un break decisivo, poi noi ci siamo innervositi, ci sono stati anche un paio di situazioni appunto a gioco fermo tra tecnici, espulsioni, cose, e quindi lì la partita si è scappata via. Loro molto bene, noi diciamo male, e da questo nasce il divario, che poi alla fine mi sembra sia stato sotto i 20, non so, di 15. 15 punti, sì, avevate anche 21. Comunque. Devono essere 20, 21, sì, diciamo, cambia assolutamente niente. Direi appunto loro bene, cioè loro hanno fatto una gran partita, noi no. Cioè, e poi ci mettiamo che non avete neanche avuto per l'altra parte di gara, terzo e quarto, Principe, perché è stato espulso per un fallo in attacco. Quindi. Esatto. Sì, oggi credo che abbia fatto un record perché gli hanno fischiato solo falli in attacco. Non so, alla fine quelli sono i fischi non li faccio io, li fanno gli arbitri, quindi faccio fatica a commentarli. Insomma. Le cose positive possono esserci comunque oggi oppure no? Perché anche purtroppo Losito ha perso due palloni abbastanza velenosi. Sì. Dopo si è nervosito anche lui. Secondo me oggi di positivo non c'è niente, cioè che magari non so, abbiamo, così cattivo, abbiamo bruciato un netto facendo attività aerobica, ecco quello, cioè se devo trovare la cosa positiva che abbiamo fatto attività motoria al caldo in una situazione anche piacevole con un po' di gente, quella è la cosa positiva, abbiamo passato un sabato di sport. Sì, Palombita sa ancora giocare, mi sa tanto, no? Palombita è fortissimo secondo me, però non da oggi, e la cosa veramente eclatante è che questo è veramente un atleta e si vede che in tutti questi anni di onorata carriera si è tenuto, si è conservato, perché fisicamente è veramente una statua, cioè potrebbe serenamente aver 28 anni, le mani sono ottime, la conoscenza del gioco è sopraffina e quindi è un piacere vederlo giocare. Allora, bene, la Tisana riesce a vincere su un campo difficile come quello del Marangoni qui all'UBC. La Tecarso, ecco, e l'avete fatto senza strafare tanto, peraltro, no? Anche se avete iniziato male questa partita. Sì, in un campo difficile contro un'ottima squadra, l'UBC è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a gestire l'incontro, e quando nel terzo quarto abbiamo ancora dettato i nostri ritmi in attacco e in difesa abbiamo continuato a difendere come i primi due quarti. Se trovate però all'inizio del terzo quarto in realizzazione da tre punti importanti consecutive, sì, chi è che poi... Certo, ma noi i punti nelle mani ne abbiamo, perché abbiamo ottimi, ottimi tiratori, ottimi esterni, però ripeto, volevo una prova in difesa del gruppo e sono stati... E, diciamo, hanno chiuso la Saracinesca, abbiamo tenuto un'ottima squadra a 61 punti, quindi devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno veramente difeso. E forse l'avete anche innervosita, perché è una squadra molto veloce l'UBC Latecarso, che arriva, che fa magari anche azioni in 10 secondi, 12, 13, insomma, è vero? Certo, noi siamo riusciti così a lavorare sulle loro linee di passaggi, sulle loro penetrazioni, togliendo la velocità, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, sono molto contento. E quindi la Tisana non si nasconde a questo punto, può ambire nelle zone alte? No, il campionato è ancora lungo, dobbiamo ancora migliorare tantissimo, è una partita, un buon punto di partenza, però già sabato andiamo a Gorizia contro un'altra squadra fortissima, la Dinamo, quindi noi dobbiamo pensare a noi, giocare, continuare, questi risultati devono far capire ai ragazzi che quali sono le nostre possibilità, ma il resto noi dobbiamo giocare con come sappiamo, con intensità, con difesa. Allora, il timoniere di questa vida latisana è Palombita, che giostra assieme a chi è anche più, tra virgolette, giovane, però almeno esperto. Allora, tu hai portato avanti questa
partita, anche con la capacità appunto di rimanere in campo e di far sì che questi giovani non corressero, perché abbiamo appunto capito che è stata la difesa anche l'arma in più per voi quest'oggi. Guarda, secondo me abbiamo fatto una prova corale veramente importante, perché oggi non ha vinto nessun singolo dei nostri, siamo stati bravi tutti squadra, abbiamo fatto gruppo, coesi in difesa, in attacco, abbiamo gestito bene i ritmi quando loro si sono avvicinati. Nonostante magari i più vecchi magari non abbiano fatto tanto canestro, hanno fatto canestro tutti, abbiamo gestito bene, siamo stati bravi, insomma. C'è una bella asse, quella tua con Cagnelluti, mi pare che voi vi trovate perfettamente, tu Cagnelluti e anche Paride Bianchini. Sì, siamo una squadra, fra virgolette, con i pezzi ancora da sistemare, perché siamo io, Campanotto, Mainardi, Coassin, ragazzi nuovi. E ci siamo inseriti in un gruppo abbastanza bene, il gruppo sta venendo su bene ed è la cosa più importante, si sa, in uno sport di squadra. Stiamo anche, secondo me, amalgamando bene gli schemi e i movimenti difensivi, perciò insomma, vincere in casa da capolista in questa maniera qua, sinceramente non son venuto qua per giocarmela, ma non pensavo di vincere così nettamente. Poi sicuramente ci sono gli episodi, però bravi a non mollare mai, a stare sempre sul pezzo, bravi sempre tutti. Sul pezzo, e soprattutto poi se vuoi vedere le percentuali come in quel momento del terzo periodo in cui dal perimetro, dai 6-35 hai segnato di tutto, e sì, quindi lì sai si fa la differenza. Anche, sì, loro hanno provato una zona, noi abbiamo risposto con 4 bombe consecutive, e poi forse durava anche l'espulsione di Principe, li ha un po' demotivati e non, secondo me non ci hanno neanche provato, perché noi non abbiamo gestito al massimo, però loro non hanno avuto le forze per recuperare da almeno 20, hanno fatto un attimo un 5-0, poi abbiamo recuperato ed è andata bene così. Una Tisana adesso, insomma, che potrebbe anche essere nelle prime porte, come lo è d'altronde, nelle prime parti della classifica, insomma, avete 8 punti. Guardi, noi abbiamo perso con San Daniele in casa, avanti di 15, abbiamo gestito un po' male, era la terza partita di campionato, ripeto, siamo una squadra abbastanza nuova. E abbiamo perso la Servolana di 3 o 5 con io fuori gli ultimi 4 minuti e mezzo per falli, perciò io credo che possiamo lottare per qualcosa di importante. Intanto arriviamo ai playoff, che è la cosa fondamentale. Una volta arrivati ai playoff possiamo essere la mina vagante, perché secondo me è una squadra costruita bene, che ha punti nelle mani in qualsiasi ruolo, e pian piano ripeto, ci stiamo amalgamando, e manca ancora il Marana, il top, ed è un giocatore fondamentale per questa serie, e Campanotto sta crescendo, si è visto, ed è un giocatore anche lui importantissimo, e i lunghi stanno rispondendo bene, i giovani l'hanno già dimostrato nella partita scorsa che ci sono, perciò bene così, avanti così.